sorelle, giovani in formazione e collaboratori che condividete con noi l'amore, la venerazione e l'impegno per la parola di Dio. Sono contenta di poter mandare a tutti voi questo messaggio nel contesto del sinodo a cui sto partecipando. Per me è una gioia molto grande essere presente a questo evento ecclesiale di grande importanza. L'ho considerato come un riconoscimento della Chiesa per il nostro impegno nella parola di Dio. La Chiesa, invitandomi a partecipare al Sinodo, riconosce quanto noi figli di San Paolo stiamo facendo per la diffusione, la conoscenza, l'approfondimento della parola di Dio lungo tutto il cammino, la storia, la vita della nostra congregazione. Infine sono più di 90 anni che noi lavoriamo per la parola di Dio. Allora considero proprio un riconoscimento della Chiesa a questo nostro impegno. E penso che voi tutti, state accompagnando questo evento importante tramite internet, tramite altri mezzi di comunicazione. Allora, quello che vi dico è a partire dalla mia esperienza. Essere presente tutti i giorni, da lunedì al sabato, dalle 9 del mattino fino alle 7 di sera, con intervallo naturalmente di alcune ore, mezza giornata, è un grande impegno, però è una ricchezza immensa. Il cuore, la mente si aprono, si dilatano, l'orizzonte diventa grande come la Chiesa, perché attraverso gli interventi dei padri sinodali emerge la vita della Chiesa, le sfide, le difficoltà, il cammino che la Chiesa ha fatto e sta facendo in favore della parola di Dio. Sono molte le esperienze che emergono. Alcune mi hanno colpito profondamente, al punto che le lacrime venivano agli occhi, come di un vescovo della Lettonia che ha parlato del martirio in favore della parola di Dio. Durante il comunismo, il popolo di Dio, i sacerdoti, non potevano portare con loro, non potevano avere la parola di Dio. Un giorno un sacerdote è stato trovato dalla polizia con la Bibbia in mano. L'hanno invitato a buttarla per terra, a pestarla. Lui si è rifiutato. Loro stesso hanno preso la Bibbia, l'hanno buttata per terra e chiedevano di pestarla. Ma lui si è inginocchiato e baciato. Allora è stato punito, mandato nei campi forzati, lavoro forzato in Siberia. È stato per 10 anni. Quando è tornato, celebrando la messa nella sua parrocchia, dopo la lettura del Vangelo, ha baciato il testo e lo ha alzato. Tutto il popolo piangeva. Mi sono ricordata del fatto di Esdras, quando presentava la parola di Dio e invitava le persone a accogliere il messaggio salvifico, e la gente piangeva. Per anni, diceva il vescovo, loro sono stati proibiti di leggere la parola di Dio. Allora hanno cominciato a imparare a memoria. E questa tradizione rimane fino a oggi. I bambini, già da piccoli, imparano la parola di Dio a memoria, e tanti altri fatti così commoventi che esistono nel mondo in favore di questo grande dono che è la parola di Dio che il Signore ha fatto al suo popolo. Cosa dice il Sinodo a noi figli di San Paolo? Il messaggio che io sento dentro di me, che voglio comunicare a voi, è che noi siamo sulla strada giusta, perché tutta la nostra vita si impronta sulla parola, la nostra spiritualità, la nostra vita insieme, la missione. Quello che sento più profondamente è che dobbiamo entrare di più in questo dinamismo della parola per poter identificarci più profondamente, più intensamente al grande mistero proposto dalla parola, che è vivere e comunicare il mistero della salvezza. E infine è il mistero pasquale, la vita, la morte, la risurrezione di Cristo. E invito allora di essere felici, riconoscenti per questo grande dono che il Signore ha fatto a noi di vivere la parola di Dio e di poter comunicarla attraverso tutti i mezzi di comunicazione. Però dobbiamo entrare più profondamente, studiarla, leggerla, meditarla, contemplarla e comunicarla con grande gioia a tutti.